Iniziative di carattere religioso, ma anche tanti eventi collaterali. Tutto questo sarà la festa di Santa Lucia di quest'anno, che entrerà nel vivo mercoledì 12 dicembre con la traslazione mattutina del simulacro dalla cappella all'altare maggiore. In serata alle 19 i vespri della solennità, presieduti da Monsignor Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa. Il giorno dopo, giovedì 13 dicembre alle 10:15, il panegirico della Santa sarà tenuto da Monsignor Emil Paul Scherrig, nunzio apostolico in Italia e presso la Repubblica di San Marino. Nel pomeriggio alle 15:30 il via alla processione dalla cattedrale fino alla chiesa di Santa Lucia al Sepolcro. All'arrivo si darà lettura del decreto dell'arcivescovo Pappalardo che erigerà al santuario la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro e poi il rettore fra Daniele Cugnata celebrerà la Santa Messa. Inizieranno quindi i giorni dell'ottavario con tante iniziative collaterali in programma, tra cui quella che vedrà la presenza del giornalista Paolo Borrometti che parlerà al santuario della Madonna delle Lacrime di legalità. Il 20 dicembre la processione dell'ottava. Tutti gli eventi sono stati comunque presentati ufficialmente in conferenza stampa dal presidente della deputazione della cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione. Accanto a lui nel tempietto ottagonale della chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, anche il parroco della cattedrale, Monsignor Salvatore Marino, e il rettore della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, fra Daniele Cugnata. Dunque tutto pronto per una festa che si preannuncia particolarmente emozionante e seguita dalla cittadinanza. In conferenza stampa presente anche Livio Leonardi, il conduttore della trasmissione Paesi che vai, che a gennaio dedicherà una puntata proprio a Santa Lucia. Certamente, questo anche c'è un'altra attività proprio specifica legata lunedì mattina nell'ottavario, legata alla Caritas, a tematiche di etica economica, è tutta una dimensione che ci fa comprendere come appunto la santità non è un estraniarsi dalla vita, ma vivere la vita in un modo diverso, con maggiore pienezza e con apertura di amore verso tutto. Io ho visto il clima che c'è attorno, che abbiamo visto a Canigattini, a Francofonte, a Carlentini, a Priolo, e che è un clima di grande partecipazione e di grande condivisione. Ed è questo il segnale che noi vogliamo avere. Qui in città da oggi, alla chiesa a Maria Madre di Dio, porteremo le reliquie, domani saremo al San Metodio e San Francesco d'Assisi, poi saremo in santuario. E poi tre giorni prima, il 9 mattina alle 7:30 con l'apertura, lì diventa il momento in cui Santa Lucia viene esposta alla preghiera di tutti i siracusani ed è lì che incomincia a scaldarsi l'animo lamino dei siracusani, può poi essere presente il 13 nella processione. Quali sono le iniziative collaterali di quest'anno? Sono diverse le iniziative collaterali, discuteremo appunto di legalità, di pietà popolare, discuteremo di etica nella finanza, riprenderemo la veglia, la notte del sabato, la basilica sarà aperta per tutta la notte, basilica che quest'anno diventa santuario, quindi un ulteriore elemento di importanza che assume Santa Lucia per la nostra città. Tanti pellegrinaggi, soprattutto da parte dei francescani, che quest'anno ricordano 400 anni della custodia dei luoghi del sepolcro e del martirio di Santa Lucia.